Amici telespettatori, buonasera, diamo vita ad una serie di puntate di Polifemo incentrate sulla medicina sinestetica. Di cosa si tratta? Si tratta di quella branca della medicina che intende occuparsi del coinvolgimento contemporaneo, appunto simultaneo, dei cinque sensi, della multisensorialità, e ci ha dato lo spunto per valorizzare questa branca dello scibile il professor Pier Michele Mandrillo, che nell'ambito della Apulia Wine Earth Sensory Project Scientific Test Tour ha dato vita ad una serie di incontri, un tour locations, come si legge appunto nella brochure, che si è snodato attraverso gli impegni di Cellino San Marco, Santa Cesarea Terme, Manduria e Carosino. E partiamo in questa puntata dalla prima tappa, quella appunto tenutasi presso le tenute Carrisi, in quelle di Cellino San Marco, provincia di Brindisi. Siamo qui in presenza, lo dico senza immodestia, ma dal punto di vista scientifico, Albano è l'unico cantante sinestesico al mondo. Grazie. Bontà tua. Io sono sempre ammaliato da questo tipo di novità, che serve a far star bene tutti coloro che vogliono stare bene. E tutto ciò che si è inventato insieme alla sua troupe è fantastica, me l'ha spiegata per filo e per segno, con dei dati di fatto che ti toccano l'anima. E non si può restare indifferenti a un avvenimento del genere. Poi mettiamoci dentro anche un po', ed è giusto che sia così, quello che è il sapore della Puglia, quello che è l'essenza della Puglia, quello che è un elemento come lui che sta dando veramente delle cose fantastiche a favore della salute degli altri. Stranamente lui nasce, ma neanche tanto stranamente, nasce in una città di Taranto che, come ben sapete, è stata una delle più belle città nei secoli scorsi, nei millenni passati. Poi è arrivata la violenza dell'Ilva, è arrivata a cancellare, grazie. A cancellare con tanti schiaffi, giorno dopo giorno, anno dopo anno, e questo per 50-55 anni, adesso non saprei esattamente la data quando è iniziata, ma mi auguro che arrivi la data che finisca. Perché questa terra ha una vocazione turistica, ha una vocazione agricola, ha una vocazione artistica anche, ma noi pugliesi che c'entriamo con l'industria? Poi l'industria perché? Vengono qua per sporcare, per portare tutto questo acciaio dove? E qui mi fermo perché il discorso è molto lungo. È vero, sì, hanno dato lavoro a tanta gente, ma hanno dato anche lavoro a coloro che lavorano nei cimiteri. Quante nuove tombe hanno dovuto fare, quanta gente ha dovuto dire addio alla vita per colpa di tutto ciò che questi funghi di cemento vomitano quotidianamente. Ho visto delle scene in televisione, sempre riguardanti l'Ilva, e sembra proprio, guardandole, ma neanche l'anticamera, è il centro dell'inferno proprio. Fuoco, fulmini, saette. Di solito le presentazioni si fanno, le premiazioni si fanno alla fine. Albano è diverso. Chiarisco. Albano è diverso perché la rivoluzione lui non la racconta soltanto, la rivoluzione la mette dentro. Questo penso che sia il suo valore aggiunto. Lui è un cantante conosciuto in tutto il mondo perché ha il coraggio di essere quello che è, non cambiare mai. E per questo noi ti saremo sempre grati. E AISA, l'Accademia Internazionale di cui ho l'onore di essere il presidente, ha voluto celebrare questa serata del 2 agosto 2016 a Cellino, consegnandoti questa targa ricordo. Grazie a nome di tutti. Grazie a voi.